7000 caffè, li ho già presi perché... Un caffè, con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermette, uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro o lo vogliono freddo? Freddo è corretto. Freddo è corretto? Ma che dice? Bollente dolcissimo. Bollente dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Buongiorno Civitavecchia, eccoci qui pronti per affrontare insieme una nuova settimana. Sembra per il momento all'insegna del sole e del bel tempo. Sì, temperature veramente miti e questo ci fa tanto tanto piacere. L'avevamo pensato che forse l'estate si sarebbe prolungata, ma tanti ospiti stanno per arrivare questa mattinata. Cose molto interessanti andremo ad affrontare quest'oggi, quindi tante chiacchierate da bar, perché no, perché no, anzi benissimo. Però non è un inizio di giornata se non c'è lui, ovvero il grande Luciano, che ci dà la carica per affrontare qualsiasi avversità, perché naturalmente ora una sfogliatina ai giornali l'andiamo a dare, assolutamente, e appunto, quindi un po' di ottimismo. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede, io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buongiorno voce vita mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei, e coloro che aiutano chi non ce la fa, per donar loro un giorno che migliorerà. È un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà. Danzarla dovrai, col vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggia. È in diretta, buongiorno Silvia, bella, buongiorno, come stai, tutto bene? Tutto bene, bella. Tutto bene. Tu ci fai già cantare, io sto pulito con la scopa in mano, ballavo e cantavo. Che cara, bello. Ti voglio bene, per quello che sei. Poi innanzitutto diamo anche il buongiorno a Gloria. Certo che ci sta ascoltando, buongiorno. Comunque, Gloria. Bella, ti sento meglio con la voce e tu fai respirare pure i morti che risuscitano. Bellissima questa. Gloria, Gloria. Ah, oh, senti, sì. Aspetta che mo ti passa Silvia, ti passa questo bel bambino. Andrea, no, ciao, no. Buongiorno. Non glielo dici buongiorno, amore? Sei in diretta, oggi è un po' nervoso. Oggi, vabbè, capita. Ha cantato fino adesso e si è sentito un pochettino, è un po' nervoso il bambino. Vabbè, capita. Però ti ascolta, io vedo che proprio ti ascolta. Poco fa cantava all'improvviso, no, sei fermato e non ha cantato più. Ecco, sei arrabbiato, perché io cosa diretta? Ti posso dire, belli? Innanzitutto incominciamo una bellissima settimana, sì. Speriamo che inizia bene. Sì. Che qui non si sa com'è oggi, com'è la mattina, non finisce la sera. È vero, è vero, è vero. Ho detto la sincera verità. Allora, diamo il buongiorno a tutti, perché
perché guarda, ricordati una cosa, cara Sif, nella vita non c'è niente, c'è solo un po' di armonia, un po' di dolcezza con le persone, che si dovrebbe essere tutti così, guarda. È vero, è vero. Mi accontento di poco, ma accontento di quello che ho e quello che sono. È così, è meglio, il miglior sì. modo per poter vivere. Sì, sì, uno bravo. Lo sente tranquillamente. Allora, lascio il mio buongiorno, buon proseguimento, e grazie. Saluto pure la bella dolce, la mia grande amica Felicita. Come no, signora Felicita, le mando un bacione sì, anch'io. Che lei ti saluta sempre. Bella, sì, mi raccomando, sì, tieni bene la voce. Va bene. Mi raccomando, va bene, va più bene. Lo mandi giù e più ti tira su. Ciao, bella. Arrivederci, buona giornata. Ciao, Silvia. Favoloso, grazie. Bellissimo. Beh, 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 che dire, è sempre un piacere avere i nostri ascoltatori in diretta. Io dico partecipate di più, che quanto può essere bella la radio condivisa tutti insieme. È favoloso. Bene, grazie come sempre, grazie alla signora Rosetta. Un bacione al piccolo Andrea, in diretta. Però ora dobbiamo vedere un secondino cosa è successo nel passato weekend. So che con Gloria qualcosa avete già affrontato, però si parla in apertura al Messaggero dell'agrario, ovvero tutti i problemi che ci sono stati. Vi ricordate che le due liste che sono state presentate non erano valide perché c'erano stati degli errori. Quindi un commissario per l'agraria, annullate le elezioni per il rinnovo dell'associazione, in settimana la nomina del gerente, dovrà subito occuparsi del ricorso al TAR della COP sull'uso dei territori davanti al San Paolo. Andiamo a leggere. Verrà nominato questa settimana e si troverà subito a dover fronteggiare una bella grana, il nuovo commissario dell'associazione agraria. Le elezioni per il rinnovo delle cariche, in programma due settimane fa, sono state annullate per problemi burocratici di una delle due liste candidate. E come da prassi, il presidente uscente Giovanni Barlafante lascerà che un esterno inviato dalla capitale gestisca la fase che porterà al rinnovo tra qualche mese di consiglio e giunta dell'associazione, che in città conta oltre 2000 soci. E sulla scrivania il commissario si ritroverà tra le varie scartoffie, soprattutto l'imponente plico del ricorso presentato al TAR dall'Unicop per i terreni di fronte all'ospedale, dove da anni va avanti un contenzioso sulla costruzione di un supermercato, di edifici o di parchi pubblici, a seconda di come evolveranno le questioni giudiziarie. E affidandosi a uno dei migliori studi legali di Roma, la cooperativa ha impugnato l'atto attraverso cui la regione aveva rigettato il progetto di legittimizzazione presentato dalla COP e aveva disposto il reintegro dell'area nel patrimonio collettivo gestito dalla stessa agraria. E poi prosegue tutta la vicenda e così via, bla bla bla. Si troverà una grande gatta da pelare il commissario che arriverà. Proseguiamo, parliamo della polizia alla Frasca. Sono stati raccolti solo, tra virgolette, la titola così il Messaggero, 50 kg di rifiuti. Negli anni passati erano stati almeno il doppio e i volontari non hanno trovato discariche abusive. Finalmente i nostri cittadini vecchiesi stanno imparando ad amare il proprio territorio. Polizia della Frasca, raccolti oltre 50 kg di rifiuti. Passata la stagione estiva, anche se le temperature dicono il contrario,
lo vediamo. Io sono ancora a mezze maniche il 20 ottobre, che spettacolo! La Pineta, anche se quindi la Pineta, uno degli ultimi polmoni verdi della città e luogo ricco di storia, aveva proprio bisogno di una bonifica. E così il delegato al quartiere Pantano, Andrea Bertolini, ha dato appuntamento ai cittadini alle 10 di ieri mattina per dare il via alla pulizia straordinaria. E tanti sono stati i cittadini che hanno risposto all'invito, circa una sessantina, tra cui molti bambini, e a cui si sono uniti anche numerosi consiglieri comunali. E dopo un'abbondante colazione con caffè, cornetto e fave da morto, Gagliardi, fighissima questa cosa, bellissima anzi. Bene, che hanno fatto? Armati di guanti e buste, si sono messi all'opera e in poche ore hanno concluso l'intervento. E a fine mattinata il punto di raccolta allestito al centro della Pineta è stato accumulato circa mezzo quintale di immondizia. Wow! Tutti i rifiuti tolti dalla spiaggia e dai prati e portati via successivamente dagli operatori della Seaport. E la giornata si è conclusa con la visita ai 3 siti archeologici. E queste erano le notizie che riguardano la nostra città in prima pagina del Messaggero. C'è un richiamo a Santa Marinella, il mistero del piano d'emergenza mai adottato. Il comune dovrebbe averlo da anni, ma ancora non è stato redatto. Un progetto che ha approdato nel corso degli anni sui tavoli di sindaci e funzionari, ma che non è mai stato adottato. Una storia incredibile che, documenti alla mano, conferma che nel tempo l'emergenza a Santa Marinella sono state affrontate dal nucleo di protezione civile, fondata con delibera consigliare 181 del 31 marzo dell'89 e posta alle dipendenze della Polizia Municipale dall'ex sindaco Enzo De Fraia. E poi c'è tutto, però fondamentalmente ancora non è stato mai redatto il piano delle emergenze. E se dovesse venire giù il diluvio? E se dovessero esondare i torrenti? Ma oi, mano sulla coscienza, miei cari amministratori. La radio che c'è in diretta, Radio Stella Città, in FM e web. Per intervenire in diretta 0766 54 2970 o 0766 03 72 61. La nostra segreteria telefonica è attiva 24 ore su 24. 0766 03 72 62. Radio Stella Città. Ma ora, prima di proseguire, che ne pensate? Io anzi ne sono quasi certa, ci andiamo ad ascoltare una bella canzone perché ci fa stare bene. E ora andiamo a cantare tutti il grande Vasco con Manifesto Futurista della Nuova Umanità. Questo è un po' rock, forza! Stella Città 101.2. La notte dei desideri, chissà se Paolo Tagliaferri ha dormito questa notte. Buongiorno Paolo. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti i ascoltatori di Radio Stella Città. Buongiorno a tutti. Ma sì, ho dormito insomma. Benino, non ci possiamo lamentare. Tu in questo momento sentiamo il rumore proprio, stai dentro al tribunale, vero? Sì, sono dentro al tribunale, sono uscito un secondo dall'atrio perché altrimenti non avremmo potuto nemmeno chiacchierare. Mi dispiace non essere lì con voi, ma stamattina è una di quelle mattine che ti piovono tutte le cose dell'ultimo secondo, sì. E quindi non riesci a farle se non stai qui di persona. Quindi mi dispiace, saluto tutti e ti saluto Silvia, ma la nostra vita è così, sul filo del rasoio. Quindi questa è la vita degli avvocati, che uno magari si programma delle cose, ma al di là di quello che può essere il tuo spazio qui all'interno di Pausa Caffè, però immagino che ti siano saltate magari anche altre situazioni, dici magari riesco ad andare in palestra, riesco a fare questo o quest'altro. No, salta tutti i programmi del lunedì perché devi rimanere in tribunale, eh?
giusto. Sì, a volte capitano queste cose, per cui sei obbligato a stare di persona nei vari uffici per districare delle situazioni altrimenti non districabili, e quindi ti salta tutto, e tutta la previsione che ti sei fatto della scaletta della giornata, tipo essere in trasmissione, andare in palestra, esattamente quello che hai detto, insomma ti salta un po' tutto. Poi stamattina volevo affrontare un paio di argomenti, non ci sono riuscito, quindi chiedo scusa. Magari lo faremo il prossimo lunedì con molta calma. Assolutamente, assolutamente, quando tu vuoi, lo sai, qui a Radio Stella Città. È grazie, un piacere Silvia. Averti ospite. Va bene Paolo, io ti ringrazio anche per la disponibilità, per essere riuscito a ritagliare questi due minuti per salutare i nostri ascoltatori che ti aspettavano, che volevano sapere, essere aggiornati sull'attualità giudiziaria, e niente, l'appuntamento quindi lo riproponiamo il prossimo lunedì come sempre, giusto? Ma sì, ci prepariamo qualche argomento di interesse e almeno così ne parliamo con i nostri radioascoltatori. Grazie Paolo, allora in bocca al lupo per questa giornata e buon inizio di settimana. Grazie, un saluto a tutti, ciao Silvia, ciao, buona giornata. Altrettanto. Ciao. Ragazzi, quanto è impegnativa la vita. Come vedete, il lavoro ci prende la maggior parte del tempo che noi dedichiamo, ma ovvero alla nostra vita. Se uno ci pensa, allora noi dormiamo in media, io magari ci riuscissi 8 ore, non ci riesco mai a notte, però 7 ore, 6-7, dalle 6 alle 8 ore a notte. E quindi già calcolando che la giornata è fatta di 24 ore, perfetto. Poi tu devi dedicare, quindi 8 ore al sonno, 8 ore al lavoro e a volte anche di più. Poi calcoliamo che dobbiamo mangiare, quindi ci dobbiamo nutrire, quindi spa i momenti in cui uno mangia, i momenti in cui dici mi devo dedicare un attimo anche a me, ovvero farmi una doccia e così via. Ma quanto tempo ci rimane durante la settimana veramente da poter dedicare a noi stessi? Io credo che sia veramente poco, e questo è il problema un po' che troviamo oggi nella società di oggi, che noi tutti corriamo, siamo stressati, ci ritroviamo in queste situazioni e non, a volte appunto non riusciamo a gestirle e nascono appunto quei problemi che ogni tanto diciamo, che io dico c'è il virus della pazzia che si sta diffondendo. Però è così la verità, purtroppo, e facendo una considerazione giusta, io penso che tutti bene o male abbiano fatto questi pensieri. E le donne lo sanno, ragazzi, come dice Ligabue, abbiamo una marcia in più, noi ogni tanto ci fermiamo e facciamo queste riflessioni, ne sappiamo una più del diavolo. Stella Città 101.2. Le donne lo sanno sempre un passo avanti. Allora, rapidamente, perché gli ospiti già sono arrivati, non so se si sono proprio, ce n'è uno che in particolare è arrivato con il cuscino attaccato, io, e poi lo dirò anche in diretta, però vediamo quello che succede, perché di notizia seria ce n'è in apertura al quotidiano La Provincia di domenica 19 ottobre, non è neanche troppo bella, anzi per niente. Ciclista muore travolto da un pirata della strada, panico ieri mattina sull'Aurelia, ovvero sabato mattina alla Dispoli, 4 persone ferite, sul posto la polizia, è stato arrestato nigeriano di 48 anni, il 65enne trasferito in elicottero al Gemelli è deceduto poco dopo. Questa è la triste realtà, perché la gente purtroppo si mette alla guida del volante e non considera nient'altro. Pirata della strada in azione, ha concluso la sua corsa pazza contro il muretto di un'aiola, sul posto la polstrada. Il 65enne è stato sbalzato in avanti per 30 metri, è stato trasferito in elicottero al Gemelli, ma è deceduto poco dopo con un volo del genere. Che pensate? Lì veramente ci vuole il miracolo, qualcuno che dall'alto ti prende per i capelli e dice ok, devi andare avanti. I've seen the world lit it up as my stage now. E poi cambiamo argomento, Viale della Vittoria, immigrati in tanti chiedono di poter firmare la petizione, nel frattempo sembra che il proprietario della palazzina si sia ritirato da quel bando per l'ospitalità, quindi in tanti chiedono di poter firmare la petizione, cresce il numero dei civitavecchiesi intenzionati a dire no all'arrivo di una nuova ondata di stranieri. Un ex consigliere nei mesi scorsi ha accolto più volte in città un influente personaggio legato alla gestione dell'emergenza.
emergenza, quindi un personaggio molto influente legato a una società leader nella gestione delle emergenze, accolto nelle stanze del Pincio con tutti gli onori durante la passata amministrazione, e ad accompagnarlo un consigliere comunale, colui che, stando al racconto di alcuni cittadini meno abbienti, andava promettendo posti di lavoro legati proprio alla gestione dei centri di accoglienza da realizzare a Civitavecchia. Un quadretto niente male, che descrive chiaramente il punto di vista della politica locale di fronte all'esasperazione dei cittadini, nonostante le posizioni di convenienze assunte tardivamente. Una sinistra che dice sì agli immigrati perché il governo centrale ha un presidente del PD, un'altra che, peggio ancora, dice sì consapevole di poter mettere bocca sulla gestione del centro da realizzare. E una destra quasi silenziosa. E un'amministrazione comunale intenzionata a fare un'altra esperienza senza alcuna competenza, e poco importa se di mezzo ci sono degli esseri umani. E sono sempre di più i cittadini che chiedono informazioni per firmare la petizione ideata per dire no all'arrivo di nuovi immigrati in città. Qualche attività commerciale di Viale della Vittoria non è ancora stata coinvolta e i titolari hanno chiesto alla nostra redazione come fare per aderire. Rivolgiamo quindi un appello agli organizzatori della raccolta firme affinché chiariscano ogni aspetto utile a favorire i cittadini. La parola ai cittadini. E ora chiudiamo con delle notizie che riguardano la cultura. Apre al pubblico il fondo Ranalli, inaugurazione per le sale e la galleria che accolgono la ricca collezione ospitata alla Cesare Laurenti di via 16 settembre. Libri, opere grafiche, quadri, icone russe e altri oggetti in mostra nell'istituto. E ora martedì, nuova invasione di croceristi, preparatevi, previsto l'attracco in porto di 10 navi e l'arrivo di oltre 15.000 passeggeri, divieto di sosta dalle 5 alle 22 su tutto il parcheggio di Largo della Pace a Porta Tarquinia, quindi ragazzi, insomma, ce n'è. E poi vi terrò aggiornato nel corso della puntata, ma non solo, della giornata con i radiogiornali su quello che succede a Civitavecchia. Nel frattempo accogliamo i nostri ospiti, ma non prima di aver ascoltato una bella canzone dai ritmi calienti che ci sveglia un po', Inegrita, Rotolando verso sud. Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che è. Stella Città 101.2. Irriverente, pungente, Actum, dal lunedì al venerdì alle ore 9 e in replica alle ore 21. Actum conduce in studio Frau Trotte. Sì, nuovamente in diretta, gli ospiti sono arrivati, ne manca uno che sta ancora dormendo, e lo prenderò in giro, alias il PG. Ciao PG, fra quanto arrivi? Avrai ancora il cuscino addosso. Però, allora, i nomi mi sono un attimo dimenticato, però l'associazione è All Town Riders. Bravissimo. Vai, ripresentatevi. Flavio e Luca. Perfetto. Allora ragazzi, l'ho visto da Facebook, infatti l'avevo pure detto in diretta, che stavate facendo una cosa molto carina, ovvero un'attività di promozione di quello che sarà il calendario della vostra associazione, e siete alla ricerca di un personaggio, giusto? Eh sì, un dettaglio, ci manca la modella. Ecco, un dettaglio proprio, è una cosa piccolina. Quindi siete alla ricerca della modella. Comunque questa cosa è bellissima, arriva un motoclub in radio, dice parleranno di moto, di radio. No, parliamo di calendari. Di calendari, ma ragazzi, che è la Pirelli che fa i calendari più fighi con le modelle. Diventerà come la Pirelli il nostro fra qualche anno. Quindi diciamo, ancora, se qualche ragazza o mamma che vuole mandare la propria figlia, non vi preoccupate, non ve la spogliano davanti alla foto. Assolutamente. Spero di no. No, non è detto, vedremo. Così mi fate fuggire tutte. Non ti credere. Vedi gli altarini. Quindi siete alla ricerca del volto e del corpo che possa fare per da madrina, no? In genere sì, da madrina per tutto l'anno. Questo già è il terzo anno e l'abbiamo iniziato per una cosa di propaganda del club. Poi abbiamo visto che ha riscosso tanto successo
e già siamo alla terza edizione. In realtà facciamo un concorso su internet per cercare la madrina e quindi sì, già ci sono arrivate parecchie foto. Infatti ringraziamo tutte le aspiranti madrine Old Town Riders 2015 e poi si fa una riunione, diciamo, si sceglie in base alla tipologia. La ragazza non deve essere, non cerchiamo la ragazza bella, bellissima, cerchiamo la ragazza che rappresenta il nostro spirito e il nostro tema, perché tutti gli anni il calendario ha un tema prestabilito, sì, e quindi, diciamo, non è detto che sia per forza la più bella, è quella più adatta a noi per questa esigenza di quest'anno, ecco. E si può dire in anteprima quale sarà lo spirito del calendario 2015 oppure è una... Sì, sì, si può dire. Vabbè, siamo passati dall'altro anno che abbiamo fatto tutto un tema surf, rockabilly, diciamo, scatti in spiaggia, tavole da surf. Diciamo un tuffo molto... nel passato, degli anni 50, degli anni 50. Californiani, surf. E invece quest'anno sarà una cosa molto più spartana, molto più... uno scenario post-atomico. Una cosa no. Sì, 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 mi state incuriosendo, uno scenario post-atomico. Sì, diciamo che è il, così, un risorgere dalle macerie con una moto ed una bellissima ragazza che ci rappresenterà, ecco. Quindi dopo una guerra mondiale dove tutto è stato raso al suolo, se tu hai la moto e la ragazza vai avanti, ripopoli il mondo, certo. Bellissima, ragazzi, favolosa. Beh, mi avete incuriosito, voglio vedere qualche foto di questi scatti. E la cosa carina, cioè, è che comunque è autoprodotto fondamentalmente questo calendario. Sì, il calendario è completamente autogestito, diciamo, sì, che partendo dall'idea fino alla realizzazione, i lavori di post-produzione sono completamente Old Town Rider, quindi, diciamo, ci si impegna un po' tutti quanti per un fine comune, che è quello, insomma, di rendere questa idea realizzabile. Certo. Ecco, questa è la cosa carina, insomma, dove tutti hanno un ruolo e si sentono partecipi di questo progetto. Sicuramente richiede un grande dispendio di energie, di risorse, sia di materiale che di tempo, però alla fine c'è una grande soddisfazione, insomma, vedere concretamente un'idea realizzata è veramente carina, insomma. E spero, cosa, insomma, soprattutto che vadano a ruba, perché nei momenti in cui vedi che sono in tanti a chiedertelo, e da quello che mi avete detto anche nelle passate edizioni, comunque li avete distribuiti tutti alla fine. Sì, li abbiamo distribuiti tutti, è stata un po' una sorpresa, perché, ecco, soprattutto la prima edizione, diciamo, siamo stati molto fortunati e ringraziamo Lara Basso, che comunque è una professionista che ha posato per noi, quindi comunque è venuto un prodotto di qualità. Eravamo partiti, diciamo, non per scherzo, però, diciamo, per fare un omaggio ai soci, e tuttora sarà così, perché principalmente poi il calendario viene regalato, diciamo, ai soci tesserati dell'anno, però poi abbiamo visto che ha avuto un grande successo anche all'esterno e quindi abbiamo deciso ogni anno di riproporlo, e sono tutti molto presi, ecco, anche da realizzarlo e dal promuoverlo. Beh, molto carina in effetti, anche perché sì, è vero, è per i soci, poi magari anche per amici, se poi le foto comunque sono belle, io credo, sì, che sì, attaccare un calendario con delle immagini, diciamo, anche che i presidenti piacciono degli altri motoclub, ecco, ci tengono ad averlo, quindi noi magari lo mandiamo in giro per l'Italia tramite i presidenti degli altri motoclub, quindi se ne è parlato abbastanza e quindi riscuotiamo sempre molti consensi con questo calendario, quindi l'iniziativa sicuramente è una di quelle fisse che tutti gli anni verrà riproposta. E io poi voglio sottolineare, voi siete di Civitavecchia, giusto? Sì, sì. Ecco, sì, quindi sì, comunque c'è qualcosa che si muove nella nostra città, ci sono belle idee, belle proposte, purtroppo non è facile sempre conoscerle, però rimanete qui perché io sono curiosa, voglio sapere cosa state combinando in questo periodo. Però andiamoci ad ascoltare una bella canzone degli Alphaville, Forever Young. Oh, si è svegliato Pigi! Stella Città 101.2. Forever Young, Pigi, tu, ciao, mi sembra... buongiorno! E se continui così, eh? Ma ero a casa e sognavo il vero motivo per cui i biker sono così affascinanti. Sapete qual è? No, qual è? Che hanno un buon gusto nella scelta delle donne. E per esempio una è Silvia, no? Che ruffiano. Che, dai, biker ad honorem. Sei un ruffiano. Yeah. Cioè,
Si è svegliato, lo dico, senza problemi, un mezz'ora fa all'incirca. Sì, è stato, c'è stato un incidente praticamente ieri con una festa biker, appunto, dove sono finite svariate bottiglie di vino rosso di Ciccio. Che è un, e chi è nostro Ciccio? Amico, un nostro amico che fornisce questo vino dolcissimo. Fornitore ufficiale. Sì. Quindi, evviva Ciccio! Evviva Ciccio! Ciccio, Ciccio, ricordati che pure qui ogni tanto, anche noi in radio, festeggiamo. Non, magari. Non so se ce la fai a reggere la botta. Non lo so, quello è vero. Io non ce l'ho fatta. Si vedono i risultati. Sentite ragazzi, allora quindi è in corso la selezione per la modella del calendario 2015, yeah. Ma se c'è qualche mamma, qualche ragazza in ascolto, ma pure mamme prendete? Sì sì, te l'ho detto, diciamo dai 18 ai 99, l'avete detto? Ecco, non l'hanno detto, io mi ricordavo questa cosa, dai 18 ai 99, giusto? Sì sì. Quindi qualsiasi età, quindi anche la signora a casa, sì, che ha voglia di reinventarsi. Rock. Se è rock, c'è è rock in tutte le persone. Certo, assolutamente. Quindi se è rock è rock. Quindi signore, ragazze, non bambine, bambine dai, no, bambine, pure bambine, 18. Sono un po' bambine, ma insomma alla fine possono le fare quello che vogliono. Come dite, sono pronte, come sono dite, pronte. Quindi tutte le ragazze dai 18 ai 99 anni, se vogliono partecipare a questo calendario, possono poi possiamo dire contattare Flavio o Luca. Pigi no, lasciate questi dimentichi che se no si scorda. E come vi trovano? Ci trovano tramite una mail che è ugliriders@libero.it. Ugliriders, non so, dobbiamo dire come è scritto. Ugly Riders, scritto così. Oppure info@oldtownriders.it. Queste sono le due mail dove possono mandare una foto, una piccola descrizione per farci capire appunto con chi abbiamo a che fare, ecco. Il loro carattere, sì, sì, il loro temperamento, perché da quello che ho capito è vera, l'estetica conta, ma è importante anche sì, altro. Sì, ma le ragazze sono molto brave in questo, perché arrivano delle mail che magari ci specificano, sono più adatta per il pin-up, sono adatta, tipo, ragazza, ho già fatto, insomma, adatta stile burlesque, quindi noi abbiamo già un quadro, ecco, della situazione. Quest'anno, appunto, ne cerchiamo una, forse diamo qualche indizio anche un po' mascolina, un po' dark, un po' androgina, un po' cattiva, diciamo cattiva, così. Di temperamento, via. Preoccupantissima questa cosa, mamma mia. Sentite, allora, cosa state combinando in questo periodo? E magari anche ormai siamo a ottobre, possiamo fare un bilancio di questo anno, di quelle che sono state le manifestazioni che voi avete realizzato. Molte le avete regalate anche alla città, magari non tutti lo sanno, però alcune erano state proprio organizzate da voi, da Old Town Riders. Sì. Giusto? Sì, 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 beh, effettivamente cioè, la cosa bella degli Old Town Riders, che è un movimento che non si ferma mai. A noi ci piace dire tra di noi, insomma, che gli Old Town non si fermano mai, ma effettivamente è così, insomma. Tutto l'anno è stato un susseguirsi di eventi, manifestazioni e di movimento, ecco. Abbiamo partecipato a molti motoraduni, diciamo, in tutta Italia, anche perché gli Old Town Rider, lo ricordiamo, insomma, sì, per chi non lo sapesse, fanno parte della Federazione Italiana e nello specifico della sezione biker della Federazione Italiana Motociclismo. È una federazione, diciamo, in continua evoluzione, e dove molti club organizzano eventi bellissimi, mm-hmm, che tutti quanti alla fine dell'anno, diciamo, confluiscono in un unico evento, che è il nazionale, sì, l'evento nazionale, che tra l'altro si è svolto a settembre a Venturina Terme. E volevo ricordare questa cosa, che ovviamente nel mondo motociclistico una cosa molto importante è fare chilometri. Fare chilometri, però, ha uno scopo più nobile di quello di accumulare miglia sul contachilometri, ma quello di raggiungere in tutta Italia e in tutto il mondo, quando se ne ha la possibilità, gli appassionati di questo mondo, sì, come te, sì, che automaticamente sono tuoi fratelli. E quindi uno degli scopi fondamentali che si risolve nei motoraduni nazionali è quello di incontrare le persone che tu puoi guardare in faccia e chiamare fratello, perché condividete comunque una lo passione, spirito, è sì, lo sì, stesso spirito, la stessa passione. Poi adesso io non so, tu dici che a me, che io non so neanche come si sale in moto, tu sei una bikerina, mettitelo in testa. Non lo sapevo, ho scoperto questa mattina, ho scoperto una cosa io. Però insomma, c'è uno spirito, c'è una fratellanza, è tipo una confraternita, boh, non lo so come potete definire, dimmi. È una cosa più libera di una confraternita, ecco. È
un vero gruppo di amici. Sì, una magia. Appena sali sulla sella, sei automaticamente amico di milioni di motociclisti nel mondo. E che cosa c'è di più bello che andare a trovarli o organizzare nella tua città, nel luogo dove hai la tua sede, incontri, cene, pranzi, motoraduni, appunto. Oppure con l'occasione, noi del calendario, noi scatteremo delle foto e saremo tutti lì per tutti i civitavecchiesi con una moto gli amici delle zone limitrofe che ci volessero venire a trovare, indicheremo più o meno la zona, è comunque Civitavecchia, sul sito internet, su Facebook, indicheremo dove saremmo e se volete venirci a dare una mano. Ah, che carino, quindi anche avrete anche il pubblico, ovvero le persone possono venire ad assistere alla realizzazione del calendario. Sì, sì, dai, noi siamo in pubblico, quindi... lo possiamo fare, sarebbe anche molto carino far vedere come lavoriamo. Oh, mi piace questa cosa, quindi mi dovete tenere aggiornata. Giochiamo con tutto quanto? Sì. Come giochiamo con la realizzazione del calendario? Vero. Perché alla fine è un divertimento. È un modo per farci vedere. Magari si trovano delle comparse improvvisate come sfondo. Potrebbe capitare, potrebbe. Vero. Uno che è di passaggio dice: vieni qua, dai, che stai perfetto per la foto. È capitato. Il tema del calendario. Sì, PG, tu dormivi. Sono arrivato tardi. PG, vero. Tu dormivi. Non lo so, se avete la faccia da zombie post-apocalittici, potete presentarvi e magari diventate delle comparse. Ma non è vero, non ci credo minimamente. Senti, allora, siete stati in Croazia, mi è arrivata voce di recente. Siamo attualmente, attualmente una compagine degli OTR. Ovviamente se ci dovessimo spostare sempre tutti insieme saremmo 70-75 persone. Non ce la facciamo organizzarci così. Generalmente ci dividiamo in piccoli gruppi che hanno l'interesse di andare in qualche posto in particolare. E adesso un bel gruppo di 15 OTR sono tra la Croazia e il Montenegro. Uh-huh. A portare la nostra giovialità e la nostra voglia di libertà anche fuori dall'Italia. Anche fuori dall'Italia. Però ultimamente anche in Italia avete avuto un incontro, era settembre, giusto, Luca? Sì, settembre era, diciamo, l'evento che concludeva un po' la stagione di tutti i raduni dei vari motoclub bikers d'Italia a Venturina Terme in Toscana. Beh, è stata 2500 biker, sì, diciamo numeri molto elevati. Le stime parlano di 2500 persone che hanno sostato o transitato all'evento. È stata un po' l'occasione per incontrarci con i vari amici di tutta Italia, brindare insieme, stare in allegria e ovviamente portare anche un po' lo spirito di civitavecchiese a questo evento che è sempre una gioia, diciamo, per noi e anche per i nostri amici, perché ci tengono, insomma, noi ci facciamo sempre riconoscere, siamo molto bravi in questo. Immagino. Sentite ragazzi, ora ci dobbiamo fermare qualche istante, però la domanda che vi faccio prima è, però me lo dite dopo naturalmente, è: ma Civitavecchia ha qualcosa di veramente importante, tanto da contenere 2-3 mila persone? Mi raccomando, voglio la risposta, ma fra poco. Pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Resti al GNU. Radio Stella Città. La Provincia, quotidiano di Civitavecchia, Santa Marinella e dell'Etruria. L'informazione del territorio a soli 20 centesimi. La Provincia. Della città. Non mi sono dimenticata, vi ho fatto una domanda e voglio la risposta. Un bel raduno di motociclisti per la gioia di tante ragazze di Civitavecchia. Qui lo vogliamo, è una cosa fattibile? Sì, diciamo, il progetto è fattibile. Poi il discorso... non è neanche tanto distante idealmente. Idealmente, ecco. Il discorso poi qua si divide in due. Allora, noi come Old Town faremo sempre dei party, dei raduni, delle feste biker organizzate da noi e con una mole di persone, diciamo così. Però c'è la possibilità di entrare in un circuito molto più grande, che è il circuito del nazionale, perché ogni anno viene individuata una regione per poter fare questo raduno. Quest'anno è stata la Toscana, appunto. Sì. E non è detto che il prossimo anno non possa essere il Lazio, però a questo punto sostenere un raduno nazionale bisogna potrebbe arrivare. Quest'anno si sono mosse, come hanno detto loro, sulle 2500 persone. Si sono mosse l'altro anno, penso un pochino meno, stavamo in Abruzzo l'altro anno e altrettante, forse qualcosina meno. Comunque si parla di numeri molto grandi e numeri crescenti soprattutto. E
bisogna essere obiettivi, quindi un club anche abbastanza solido come il nostro da solo non ce la può fare, quindi certo, servirebbe il sostegno veramente di tutta la città, dell'amministrazione, e non parlo soltanto del vile denaro, ma anche appunto di logistica, di organizzazione, di permessi, certo, di location, sì, di facilitazioni, Silvia. Ragazzi, anche ogni tanto compriamo una vocale. Vabbè, qual è il problema? Noi siamo qui in diretta, facciamo un appello e credo che insomma l'amministrazione non gli possa dispiacere avere in città, allora, oltre 2000 persone. Facciamo questo appello, ecco. Cara amministrazione. Cara, parti sempre dal cara. Virgola, a capo. Sì. Senza dare suggerimenti. Ecco. Se riesci tu, cara amministrazione, a individuare un qualsiasi luogo raggiungibile con le due ruote, diciamo molto ampio, diciamo senza ostacoli, perché anche noi con le due ruote non possiamo affrontare ostacoli, dove mettere, che so, un palco, qualche stand, 2500-3000 persone che hanno solo voglia di divertirsi e condividere una passione con i Civitavecchiesi che magari... Ma tipo lo Stadio Fattori? Ma... Sì, anche uno stadio volendo potrebbe contenere una cosa del genere. Guarda, non... veramente, noi ci accontentiamo di tutto, cara amministrazione. Noi non suggeriamo. Però quello che sporcate diamo, poi ripulite. Certo, certo. Ma noi sporchiamo abbastanza poco. Poi poco, alla fine siamo persone così normali. Civitavecchiese, anche tu spingi verso la nostra cara amministrazione. Vuoi vedere delle moto particolari, customizzate da persone assurde con la barba lunga, perché anche tu desideri comprare una moto come questa? Quella, cara amministrazione, dacci un posticino dove fare, Luigi, però dove io... fare questa, adesso si addormenta la cara amministrazione, cioè, con un appello fatto da te, siamo sicuri, sì, che tremendo, non ti danno retta, tremendo, cioè, sei terribile, tremendo, lo so. Manderei la modella di quest'anno a chiedere all'amministrazione, magari ha più successo di sindaco, uomo, sicuramente sindaco è uomo, però vice sindaco è donna, quindi lì allora manderemo anche un bel ragazzo, bravo, palestrato, tutti e due, abbronzato, bisogna compensare sia uomo che donna. Quelli però ce l'abbiamo, ce l'avete? Sì, gli uomini palestrati e abbronzati ce l'abbiamo, ce n'è uno qui a fianco. Fortissima. Senti, invece, ritorniamo a parlare del calendario, che siete ancora alla ricerca della modella per le foto del 2015. Lo scorso anno avete fatto una manifestazione carina, ovvero una presentazione diversa dal solito, che però ha coinvolto la nostra città. Sì, perché appunto simpatica, ci piace coinvolgere un po' tutta la città, anche per farci conoscere, far vedere che siamo bravi ragazzi, diciamo così. Tranne quando passate le 3 di notte sotto casa mia con il rullo delle moto, rom, 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 lì vi odio alle 3 di notte. Non siamo noi. E quindi l'anno scorso abbiamo deciso di fare appunto la proiezione degli scatti del calendario con la madrina, appunto, che era la modella che era stata scelta, con un bel brindisi all'aperto. Le foto sono state proiettate su un palazzo al centro di Civitavecchia. Il mio Montegrappa, per caso? Sì, esatto. Tanto per cambiare, tutto si svolge in via Montegrappa e io me la prendo nel secchio, che non dormo. La Sin City di Civitavecchia è diventata la piccola... Va bene, questa io via. Non dormo. Ok. E quindi l'iniziativa ha riscosso molto successo, perché appunto è stata abbastanza originale, fresca, frizzante. Sì. È andata bene. Quest'anno anche non sveliamo niente, perché appunto sono delle sorprese che vogliamo anche un po' regalare alla città, però sicuramente faremo una presentazione all'altezza anche forse più bella dello scorso anno. Allora, quindi state alla ricerca della modella, cercati magari possibile anche comparse per quello che potranno essere le foto del calendario, quindi invitate i cittadini a partecipare una volta realizzato il set fotografico, dite assistete, quindi poi dite cittadini vi inviteremo alla presentazione. Ma che cosa volete di più, ragazzi? Cioè, veramente complimenti. Grazie. E vedi che bisogna aspettare. Uno dice i motociclisti, uno immagina, come ha detto anche Pigi prima, questi tipi un po' curiosi, con la barba, i capelloni, un po' grossi, muscolosi. Dici, va a capire, saranno tipi strani. Poi invece ti presenta Pigi e dici, va bene. Io sono strano, però comunque ci tengo a sottolinearlo. Sono nella categoria lo stesso. Non ho i muscoli, ma sono abbastanza strano. Però un po' di barba l'hai. Però no, dai. Però è il luogo comune, è vero, cioè come possiamo dire, quell'immagine americana. Sì, il luogo comune è vero. C'è una cosa sconvolgente, che in realtà il motociclista non è affatto così. Quello viene dai film americani strani. Ci sono avvocati che durante la settimana sono persone impeccabili.
il weekend, ecco, si trasformano, sembrano uomini lupo. Beh, cioè, non so se è bello oppure no, uomini lupo. E comunque l'apparenza inganna, perché comunque è vero, ci sono anche molti di questi personaggi barboni con orecchini, tatuaggi, ma la maggior parte appunto sono persone impagabili, con un gran cuore, e devo dire che molti motoclub, ma veramente molti, sostengono iniziative di volontariato. Quasi la totalità dei club in genere durante l'anno fa sempre qualcosa per la propria città e per, appunto, sì, per aiutare. Quindi diciamo che, ecco, speriamo che anche le persone in giacca e cravatta alcune volte ragionassero come questi tipi, sarebbe una gran cosa. Ah, su questo guarda, potremmo aprire un discorso infinito, sono completamente d'accordo. Quindi sfatiamo un po', io lo dico, sfatiamo il mito di questo motociclista, questa persona un po' burbere che dedita all'alcol, perché ricordo sempre le rappresentazioni dei film americani, che tu vai nel baretto nel deserto, trovi tutti i motociclisti, invece è tutto tutt'altro, sono persone impegnate nel sociale che cercano appunto di creare manifestazioni, eventi e anche condivisione, perché poi la condivisione vuol dire anche rispetto, rispetto del luogo, rispetto delle persone, tanti valori insomma alla base di quello che è lo vostro stile di vita. Sì, dai, lo abbiamo già ricordato una volta, che l'ultima, sì, volta che siamo venuti da te, però effettivamente la nostra presenza è stata richiesta, vi ricordate, al campo da calcio, quando abbiamo accompagnato i bambini della scuola calcio, sì. Ecco, noi possiamo fare questo, possiamo metterci a disposizione, perché effettivamente siamo molto colorati e simpatici per qualsiasi manifestazione cittadina che abbia un interesse per il sociale. Possiamo organizzarle, possiamo metterci a disposizione, perché a noi piace partecipare dove siamo utili. L'anno, certo, scorso abbiamo fatto una bellissima festa della Befana, grazie, sì, alle nostre, noi abbiamo una sezione di donne, e le bagherine, insomma, le old town, le lady, sì, e loro hanno lavorato molto appunto per organizzare una bella festa in piazza con i bambini, quindi avevamo queste animatrici che li facevano giocare, avevamo dei dolci, così è tutto completamente autofinanziato, dai nostri soci. Ma infatti siete stati voi ad animare la Befana lo scorso, cioè no, lo scorso anno, perché è in questo anno, però nell'ultimo, sì, l'ultima edizione, sì sì, è stata, diciamo, lì, un'iniziativa ben riuscita. Noi siamo stati soddisfatti, abbiamo fatto qualcosa per la città, e un lavoro ben riuscito, ecco. C'erano, grazie, Babbo Natale, c'erano tante befane, tante, sì, caramelle. Non ne abbiamo parlato, però visto che è venuto fuori l'argomento, sì, io potrei con una buona approssimazione di certezza dire che anche quest'anno, o meglio il prossimo, alla Befana da qualche parte i motociclisti saranno ad organizzare, saranno qualcosa, presenti. E non ti preoccupare, tanto non fa strano, perché se vai in negozi già ci sono gli addobbi natalizi, quindi se parliamo di Befana non è che dici, pure se fa caldo e dici stiamo tutti a mezze maniche, si comincia già a parlare di Natale, perché comunque è 20 ottobre, mancano due mesi, poco più di due mesi, non è che manca molto. Fate bene, quindi già state lavorando anche su questo e sono felice. Ragazzi, io che dirvi, vi ringrazio, non so, ultimo appello, cercasi modella. Possiamo ridare il contatto, quindi vai, info@oldtownriders.it oppure uglyriders@libero.it. Domani chiudiamo le selezioni. Il bello delle donne, ecco, volevo dire questa cosa, ecco, è che invece le cerchiamo veramente di tutte le età, perché ci sono le diciottenni che sembrano delle 36enni e ci sono delle cinquantenni che sembrano ventenni, quindi non si sa qual è quella giusta, quindi voi mandate foto e poi noi vediamo, noi selezioniamo. Mamma mia, oggi non ci si capisce più niente, neanche in questo, è vero? Bellissima questa, e con questa vi salutiamo, vi ringrazio ragazzi. Grazie a te, è stato un piacere. Come sempre, grazie, quando, ciao, avete novità mi dovete tenere aggiornata, non dovete aspettare che sono io che vi trovo, va bene? Grazie. Born in USA, Bruce Springsteen, ciao, grazie, a domani. Grazie. Ciao. Stella Città 101.2. Il bello della diretta, Luca, cioè, fa delle dichiarazioni profonde ma fuori onda, e CPG fa bravo, adesso le dici. Sì, un momento, diciamo, di romanticismo biker. Però diciamolo, abbiamo due minuti con il grande Bruce Springsteen in sottofondo, il boss.
diciamo quello che ha lo spirito. Sì, diciamo che l'invito era quello rivolto un po' a tutti i cittadini di Civitavecchia a partecipare, a farsi vedere e a venirci a trovare, perché così dicevamo che un po' il biker è dotato di una sensibilità particolare dovuta proprio al fatto di stare, di trascorrere la sua vita su due ruote e per strada. Insomma, quando vai fuori non ti porti con te tanti accessori, bagagli, cose inutili che in realtà non servono a niente. A noi basta una tuta antipioggia, un panino e la benzina del serbatoio e si va. Questo ci rende più semplici, dotati di una sensibilità particolare. Quindi noi vi invitiamo, ecco così, vi chiameremo, vi cercheremo, ma vi invitiamo insomma a farvi vedere. Non vi fermate all'apparenza del barbone tatuato e anche un po' colorito, insomma, perché in realtà dietro quella figura si nasconde una persona con veramente una sensibilità diversa e fuori dal normale. Quindi assolutamente ci tenevamo che si possa essere insegnanti di uno stile di vita che non ha nulla a che fare con l'essere brutti e sporchi, ma con vivere semplicemente le gioie della vita. Quindi dei valori alla base di persone che magari possono sembrare tutt'altro e che decidono di trascorrere la propria vita in moto. Comunque in moto. Dei valori, che è la strada, che poi io la conosco. Cioè pure Claudio Baglioni ha cantato strada facendo, lo so che mi ucciderete, però ho fatto gli scout e so qual è il concetto della strada. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.